pochi passi dal centro storico, di fronte a quella che un tempo era Porta Terra, vi è il bellissimo Palazzo di Ippolito. Il palazzo risale alla fine dell'Ottocento, anche se poco si conosce della sua nascita e della sua storia. Nel 2012 l'amministrazione comunale ha provveduto al recupero edilizio e sociale del palazzo e sono state individuate due associazioni ed una cooperativa che oggi lavorano in stretta cooperazione attraverso il coutilizzo degli spazi e la coprogettazione delle attività. Durante la fase di riqualificazione di Palazzo di Ippolito, la biblioteca comunale è stata trasferita in due stanze del piano terra. Al primo piano di Palazzo di Ippolito è oggi allestito il Museo dell'Emigrante ed una mostra fotografica a tema. Tutte le attività che oggi si svolgono all'interno del palazzo hanno una forte connessione con il centro storico e la popolazione di Ragale e risultano essere un importante motore culturale.